Ciao a tutte e bentornate nel mio canale. Oggi un video tutto dedicato alla Pasqua, quindi taralli pugliesi, chi non li ama, glassati o non glassati, passati nello zucchero. Per fare questa ricetta vi occorrono 12 uova. Dopo aver aggiunto le uova, aggiungiamo 2 cucchiaini di zucchero. 2 cucchiaini di zucchero vanno bene, specialmente se dopo li dobbiamo glassare, ma se aggiungiamo 50 ml di grappa, la grappa è essenziale perché va a nascondere l'odore delle uova. Poi aggiungiamo 12 pizzichi di sale, quanto le uova, e un cucchiaino di bicarbonato. Cominciamo a montare il tutto con la frusta a filo. Chi non ha la planetaria potete farlo con un normale frullino. Aggiungiamo mentre impasta 100 ml di olio di oliva. Ora togliamo la frusta a filo e aggiungiamo il gancio perché andremo ad impastare con la farina. Ci vorrà 1 kg di farina 00 e la aggiungiamo poco per volta. Ora sulla spianatoia versiamo gli altri 100 g di olio di oliva, li versiamo poco per volta. Ne mettiamo un poco sulla spianatoia e versiamo il nostro impasto. Aggiungiamo l'olio poco alla volta, non vi preoccupate se lo vedete troppo oleoso, piano piano si assorbirà tutto l'olio. Lo lavoriamo così a mano. Piano piano ci vorranno quei 15-20 minuti, farete un po' di palestra alle vostre braccia. Il nostro impasto morbido e lo copriamo con una ciotola e lo facciamo riposare 15-20 minuti. Dopo questi 15-20 minuti cominciamo a formare dei cordoncini.
Dopo aver formato tutti i nostri taralli, mettiamo una pentola di acqua sul gas e quando sta per cominciare a bollire, versiamo 3-4 taralli alla volta. Quando saliranno a galla, li scoliamo su o carta assorbente o su dei canovacci puliti. Una volta bolliti tutti i nostri taralli, li andiamo a incidere con un coltello. Questo servirà in forno, si apriranno. Non andiamo molto profondamente, altrimenti si apriranno troppo. Andiamo a sistemare i taralli su carta forno e non mettiamoli molto stretti perché lieviteranno in forno. Li andiamo a cuocere a 220 gradi ventilato per 15 minuti, mentre per 20 minuti a 160 gradi, sempre ventilato perché si devono asciugare per bene dentro. Quando usciranno fuori dal forno devono essere leggerissimi. Eccoli qui, appena sfornati i nostri taralli, potete gustarli così oppure fare una glassa di zucchero, qui si chiama il gilep. Facciamo questo gilep, che cosa ci occorre? 200 ml di acqua più 1 kg di zucchero. Accendiamo il gas e facciamo sciogliere lo zucchero nell'acqua. Senza mescolare. Ecco quando sarà pronta la nostra glassa, quando lo zucchero comincerà a affilare e diventerà chiarissima, cioè la glassa diventerà chiarissima, molto limpida. La togliamo dal fuoco, la appoggiamo sul tavolo, su un tagliere, attenzione che è bollentissima, e aggiungiamo 5-6 gocce di limone. E mescoliamo il tutto con delle fruste elettriche. Cominciamo a montare. Attenzione che è bollente la glassa. Passiamo subito i nostri taralli nella glassa. Io li passerò una sulla volta, voi potete passarle per 2 volte se volete una glassa un po' più spessa, ma io dico che così va bene, altrimenti sono troppo dolci. Sono buonissimi anche così. Potete passarli solo per metà o tutti interi come sto facendo io. Eccoli qui i nostri taralli glassati. I nostri taralli di Pasqua. Spero che anche questa ricetta vi sia piaciuta. Io vi auguro a tutti una serena Quaresima, una serena Pasqua. Un bacio a tutti voi, un saluto dalla vostra Antonella. Ciao!